Il kit di sostituzione della batteria Giga Efixo contiene tutto il necessario, una batteria di alta qualità e tutti gli strumenti necessari. Per operare in massima sicurezza è necessario eseguire il backup di tutti i dati prima di sostituire la batteria di iPhone. Creare un backup tramite iTunes o iCloud prima di iniziare. In primo luogo, spegnere l'iPhone. Ora, rimuovere queste due viti sulla parte inferiore del dispositivo, qui e qui. Ora, aprire il telefono utilizzando la ventosa del nostro kit. Posizionarla qui, vicino al tasto Home, e tirare con cautela finché il display esce dal telaio. Una volta rialzato leggermente il display, adoperare con cautela il plettro in metallo per fare leva e aprirlo ulteriormente. Piegare il display in alto quanto basta da permettere l'acceso da queste due viti. Rimuovere il coperchio di metallo e utilizzare la spatola di plastica per staccare questo connettore dalla scheda logica. La batteria è collegata all'interno del telaio con due strisce di nastro adesivo. È possibile trovare le due estremità nere di queste strisce di nastro qui, in prossimità del fondo della batteria. Tirarle con cautela verso di sé per rimuovere l'adesivo da sotto la batteria. Qui è possibile vedere come funziona nello specifico. Se il nastro si strappa, basta usare lo strumento di rimozione verde del nostro kit per rimuovere la batteria. Installare la batteria sostitutiva. Se l'adesivo rimanente non riesce a tenerla ferma in posizione, utilizzare due strisce di nastro biadesivo del kit. Collegare il connettore alla scheda logica e fissarlo con il coperchio di metallo e le due viti. Piegare il display verso il basso e spingerlo nel telaio. Iniziare qui dall'altoparlante e continuare il lavoro verso il basso, verso il tasto Home. Assicurarsi che il display sia a filo su tutti i lati e che non vi siano crepe. Infine, fissarla con due viti sulla parte inferiore del telefono. Questo è tutto. Si dispone ora di una nuova batteria nel proprio iPhone 5C.